La nascita della piccola Anastasia è stata incredibile. È nata infatti a Capodanno, mentre i suoi genitori, Carla e Tiffany, erano inseguiti dalla polizia. La sua mamma e il suo papà, che abitano a St. George, avevano pianificato la sua nascita all'ospedale di Charleston, in South Carolina, ma la piccola ha sorpreso tutti quanti, nascendo con 3 settimane di anticipo. Per questo motivo, i due si sono subito fiondati in macchina verso l'ospedale più vicino, viaggiando il più velocemente possibile. La polizia ha notato la velocità della loro vettura e di conseguenza con un'auto ha cominciato a stare loro dietro. Notando che non si fermavano, allora la polizia ha cominciato letteralmente ad inseguirli, arrivando addirittura a chiudere tutte le uscite stradali. La macchina dei genitori di Anastasia è stata fatta fermare nel mezzo dell'autostrada interstatale, all'uscita di Cosgrove Avenue, e Carl è stato ammanettato per ragioni di sicurezza. Tiffany però non ha resistito e con l'aiuto degli agenti ha fatto nascere la bambina nel bel mezzo dell'autostrada. Grazie al cielo c'è stato un lieto fine. Carl è stato liberato e tutti si sono congratulati con lui e Tiffany per la nascita della bimba, che pesava quasi 3 kg. I neogenitori, tuttavia, non sono ancora del tutto tranquilli, poiché entrambi stanno cercando lavoro e una nuova casa. Per questo è stata lanciata una raccolta fondi per dare alla famiglia una dimora assieme ad un nuovo inizio.